La giunta regionale ha stanziato 800.000 euro per la ricostruzione del ponte sul rio San Giorgio a Gonnesa, crollato circa un anno fa. La giunta, su proposta dell'assessore dei lavori pubblici Aldo Salaris, ha destinato le risorse necessarie per realizzare l'intervento di ripristino del collegamento viario tra l'area parcheggio della spiaggia di Fontanamari a Gonnesa e la strada provinciale numero 83. Si tratta di un'opera ritenuta strategica per il territorio, dato che il collasso improvviso del ponte ha precluso l'unica via di accesso in sicurezza al litorale di Fontanamare, immediatamente cantierabile e in grado di rispettare le tempistiche di spesa imposte dal mutuo infrastrutture, ha spiegato l'assessore Aldo Salaris, ricordando come a seguito del crollo la regione si sia immediatamente attivata, mettendo a disposizione dell'amministrazione comunale di Gonnesa un primo finanziamento di 300.000 euro. La spiaggia, situata nel litorale del Golfo del Leone, rappresenta uno dei luoghi strategici per la valorizzazione e la promozione turistica a livello non solo locale ma regionale. La mancanza di un adeguato attraversamento del rio San Giorgio non consente il passaggio dei mezzi di soccorso per emergenze sanitarie o in caso di incendio, rappresentando un problema in termini di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, data anche l'impossibilità di installare un ponte provvisorio. Allo stato attuale, ha concluso l'assessore dei lavori pubblici, il Comune ha provveduto all'esecuzione delle attività previste, rimozione delle macerie dal sito e a terminare la progettazione dell'intervento di ricostruzione del ponte. Per procedere con l'appalto dei lavori si sono però rese necessarie nuove risorse. Da qui l'intervento di sostegno destinato alla realizzazione dell'infrastruttura che, grazie all'intervento della Regione, potrà ora essere sbloccata.